Ilario, 07 luglio 2012. Amatissimi, in tutto il vostro mondo, i fenomeni meteorologici stanno cambiando ed effettuando una grande purificazione, man mano che le vecchie energie stagnanti vengono dissolte e dissipate. Queste anomalie atmosferiche continueranno man mano che l'umanità rilascia tutto ciò che non è amore dal proprio essere. La grande trasformazione di tutto continua senza sosta man mano che le energie superiori provenienti dal cosmo entrano nella vostra atmosfera. Non scoraggiatevi in questo periodo, carissimi, ma aiutatevi l'un l'altro quando necessario. Man mano che le vecchie maniere espressive si dissolvono in questa luce superiore, molta più luce entra nelle cellule, prendendone il posto. E questo viene percepito dall'umanità ad un livello molto, molto profondo. Man mano che maggiori quantità di luce entrano nel vostro campo energetico personale, il vostro DNA viene attivato e un maggior numero dei suoi filamenti si riaccendono. I vostri quattro corpi inferiori sono in procinto di subire una trasformazione mai verificatasi prima, a livello di massa, e continueranno ad essere percepiti molti sintomi di questa trasformazione, mentre essa avviene. Questi cambiamenti possono far emergere emozioni innescate da un rimasuglio di vecchi problemi che hanno ancora bisogno di essere affrontati, riconosciuti, accettati e rilasciati. Ecco perché vi consigliamo di essere gentili ed amorevoli verso voi stessi. Esistono molti pensieri ed accadimenti profondamente inseriti dentro di voi provenienti da generazioni precedenti che vi vengono passati geneticamente attraverso il codice del vostro DNA e, quando vengono riportati in vita, passano attraverso i vostri quattro corpi inferiori. Se non vi fate coinvolgere e trascinare da questi accadimenti, ma solamente li osservate, essi si dissolveranno. I vostri corpi sono delle biblioteche viventi relative a tutto ciò che è avvenuto prima e pertanto questi accadimenti che vi sono stati passati attraverso linee ancestrali verranno riattivati. Osservateli con distacco ed essi si dissolveranno. Su un piano meno serio, molti di voi che hanno volontariamente e consciamente scelto di affrontare questo processo, si ritroveranno a vivere prolungati periodi di gioia interiore e incorporeranno sempre più il pensiero che tutto va bene, che tutto è perfetto. Una profonda fiducia nella vostra connessione con la sorgente sarà evidente in tutto ciò che vivete mentre questo sentimento di gioia persiste, accadranno meravigliose sincronicità nella vostra vita, portando ancora più gioia che diverrà il vostro normale modo di vivere e di esprimervi. Sappiate che tutte le vecchie e tristi storie stanno sparendo e tutti nel vostro mondo vengono rinnovati ad ogni livello del loro essere. Viene dato a voi, alla Terra e a tutti i suoi abitanti un nuovo inizio, un nuovo contratto di vita. Rallegratevi di questo e mantenete sempre l'equilibrio in tutto ciò che si verifica. Siate calmi nella tempesta del cambiamento che si manifesta attorno a voi. Sorridete spesso e praticate la compassione verso voi stessi e gli altri. La vostra presenza influisce di più di quanto crediate. Alla prossima settimana, io sono Larion, tradotto da Laura Pivi. Terrainbobscribe.com